Ciao, benvenuta al mio favorite fall tag, i preferiti d'autunno. Comincio subito con i preferiti beauty. Il prodotto viso che rinizio a utilizzare dopo l'estate è appunto il mattino, la sera, è questa della Farkos, la Lipo Skin Schiuma. L'acquisto in farmacia e utilizzo la sera io con una spazzola rotante, ma potete utilizzarla col Clarisonic, con le mani, con una spugnetta. Insomma, è molto buona e mi lascia la pelle piuttosto pura e evita la comparsa di brufoli. Per quanto riguarda invece il prodotto che applico sulle guance, intanto sono ripassata a un fondotinta più chiaro, che d'estate non utilizzo il fondotinta, al massimo metto un po' di minerale oppure una BB cream, una CC cream, e sto riutilizzando questo della Dior, il Forever, ed è il numero 022. Devo dire che mi trovo abbastanza bene, poi applico la cipria e una terra. Mentre sulle guance ho iniziato a lasciare blush molto più aranciati o fucsia, e utilizzo blush dai toni nude, quindi il rosa chiaro, come ad esempio questo qui della Essence, che è il numero 50. Quindi un nude rosato, anche se dalla telecamera non si nota bene, sembra un color terracotta, ma è un rosato. Poi, per quanto riguarda il prodotto occhi, d'estate appunto utilizzo solo l'eyeliner e qualche illuminante, mentre adesso magari utilizzo qualche prodotto un po' più, diciamo, scuro, come ad esempio questa palettina della Essence, scusa, l'ho utilizzata ieri sera per fare le trucchi smoky e quindi un po' più forti. Questa è molto buona quando utilizzo questa, però sulle labbra utilizzo un rossetto nude o leggermente lucido o lucido. Poi abbiamo i prodotti capelli. Per quanto riguarda i prodotti capelli, d'estate li lascio sul mosso, ora poi li inizio un po' più a lisciare, quindi utilizzo questo fluido anticrepo spolisciante per capelli secchi e crespi, un po' per ridonare lucentezza al capello, e ha un effetto lisciante di Bottega Verde, e devo dire che mi trovo abbastanza bene, e mi districa i nodi e riesco poi a fare una buona piega. Per quanto riguarda il prodotto labbra, a parte appunto i rossetti dai toni nude che applico, cioè che utilizzo insieme agli Smokey Eyes, utilizzo rossetti un po' più scuri, quindi un po' più sul rosso, tralascio il fucsia acceso, per esempio questo 60 della linea Kate per la Rimmel, questo opaco bordeaux molto bello, oppure questo della MAC che acquista l'anno scorso, vi ho già parlato in un altro video, il Mineralizer Rich Lash Life a 63. Spero che si veda. Anche questo è bellissimo, è questo bordeaux virante al prugna, quindi con una nota di viola. Allora, dopo, per quanto riguarda profumo candela, in un altro video vi ho fatto vedere le mie prime due Yankee Candle, però non amo i profumi particolarmente autunnali, quindi cannella, questi profumi troppo forti, vaniglia. Preferisco sempre dei profumi abbastanza leggeri, e anche su di me, io come il mio profumo utilizzo il Barbary's Weekend, che appunto è un po' più autunnale, e l'ho ripreso a utilizzare, soprattutto mi piace spruzzarlo sulle sciarpe. Lo smalto, per quanto riguarda il mio smalto preferito d'autunno, sono tutti quegli smalti appunto che virano dai colori dal rosso al bordeaux. Non ve ne sto qui a fare vedere uno in particolare, però questi qui mi piacciono tanto, e per adesso, anche se adesso su non ho nulla, anche gli smalti quelli grigi, grigio perla, non perlato, queste tonalità di grigio chiaro. Per quanto riguarda i preferiti fashion, come capotrendy devo dire che si inizia a utilizzare i giubbottini, e amo mettere la sera quando esco le giacche, quindi basta una semplice maglietta anche un po' più spiritosa, metti una giacca come ad esempio questa qui rosa,
metti una bella collana e subito l'outfit è fatto. E poi il giubbottino di pelle è un altro campo trendy che rinizia a utilizzare questa stagione, anche se in estate quando sono indecisa lo metto su e sono subito a posto. Mi piace indossare questo genere di camicia. Questa qui l'ho presa da H&M l'anno scorso, ma ho visto che l'hanno riproposta. Sempre qui, metti un bell'orecchino, una bella collana, un bracciale, un pantalone, un jeans, un tacco e sei a posto, una bella giacca. Quest'altro anche genere, che mi sembra che ve l'ho fatta vedere bianca in un altro video. Anche questa qua molto bella, questo azzurro intenso, di simil seta. Questa qui l'ho presa da Stradivarius. Molto bella, ripeto, e completano molto l'outfit. Per quanto riguarda poi invece il capocomodo, viva le felpe, queste felpe, questa qui è di OVS, ve l'ho fatta vedere appunto in un altro mio video haul. Metti una collana e diventa subito bella. Metti un jeans, puoi mettere una gonna un po' più elegantina, una gonna a tubino, questa per esempio col beige, e diventi subito trendy. Una scarpa bassa, una ballerina, un mocassino, un décolleté, insomma, promosse. E ne faccio vedere un'altra, come ad esempio anche questa qui, è carina, è questo grigio un po' melangiato con tutto il pizzo davanti. Vedete? Anche questa qui è un'amore e siete subito sistemate. Poi per quanto riguarda le scarpe, allora giornalmente sto adorando tutto questo genere di scarpe, le ho in più colori, le trovate anche in un qualunque mercato, non per forza dovete spenderci tantissimi soldi, sono comodissime, le infilate e via la mattina. Poi per quanto riguarda invece altri tipi di scarpe che preferisco in autunno, che magari non devo mettere il tacco ma voglio essere sistemata, questo genere di scarpe qui. O le classiche allacciate ad uomo, per esempio queste qui sono a spina di rondine di Prada, e le ho acquistate appunto a fine estate con i saldi. Oppure questo specie di queste slippers, anche queste molto carine, borchiate di pelle col beige che acquistate da Pull&Bear. Diciamo che con questo genere di scarpe siete sistemate, ma non è la classica scarpa di ginnastica o non è il décolleté col tacco con cui state scomode. Poi invece se volete una cosa un po' di più, quindi il tacco, delle décolleté, delle open toe, queste sono le mie preferite per l'autunno. Colori neutri, non il classico ancora décolleté nero tipico invernale, ma neanche il sandalo troppo aperto. Per quanto riguarda gli accessori, inizio a utilizzare in questo periodo in autunno, amo le sciarpe, qualunque esse siano, mettete una giacca, una cosa un po' più leggerina e poi vi avvolgete e siete subito sistemate. Per la sera, ad esempio, queste qui in pizzo, le mettete. E siete trendy, ma al tempo giusto comode e abbastanza riparate. Poi, per quanto riguarda altri accessori, si iniziano a mettere le borse un po' più scure, come ad esempio questa qui. Questa qui, vabbè, era mia di Gucci, diciamo quasi un vintage è diventata. Comode, qualcosa così di Michael Kors. Questo qua è un verde bottiglia, c'è la tracolla o no. Anche queste qui non sono ancora nere, ma sono già più autunnali come colori. Ops, stava cadendo tutto. Preferito fan. Allora, Halloween o Thanksgiving? Devo dire che nessuno dei due vado a festeggiare, o meglio, potrei festeggiare Halloween così come non prendendo proprio il significato in sé della festa, se magari venisse invitato a una festa in maschera, cioè mi vestirei anche, ma non entrando nel significato vero e proprio della festa. Il Thanksgiving, sono italiana, non lo festeggio. Devo dire che essendo siciliana, prima quando ero piccola festeggiavo sempre la festa dei morti e quindi mi aspettavo un regalino da dover cercare, per la casa. Avevo sempre questa cosa di sceglierlo magari una settimana prima andando in un negozio di giochi e poi il giorno dei morti cercavo.
cercandolo in qualche angolino della casa, dicendo che appunto l'avevano lasciato i nonni e le persone che, care che non vi erano più, ed era comunque una bella tradizione. Spero che tutti i bimbi siciliani possano sempre viverla. Poi ricevo il classico pupo di zucchero, che è un'usanza molto siciliana, cioè penso solo in Sicilia, in Italia. Ed è appunto una statuetta fatta tutta di zucchero. E qui potevate trovare la classica Davina o il guerriero a cavallo, il cavaliere siciliano. E anche queste sono purtroppo tradizioni che ormai i bimbi stanno perdendo, e sarebbe bello poterle fargliele rivivere. E, insomma, per quanto riguarda il mio cibo e la mia bevanda autunnale preferita, bevanda non c'è niente in particolare, si beve sempre acqua, acqua, e magari la tiro fuori dal frigo, la bevo più a temperatura ambiente. E come cibo preferito rinizio a mangiare qualche snack al cioccolato, che appunto d'estate non mi va più di tanto. E qual è la parte migliore e più divertente dell'autunno? Qual è? In realtà non ce n'è una in particolare per me. L'autunno non è una stagione che ami più di tanto, perché appunto significa la fine dell'estate e l'inizio dell'inverno, quindi il freddo, il vento. Non amo tanto. Amo i colori autunnali, vedere le foglie che iniziano a tingersi di rosso, arancione, e iniziano a seccarsi, e i prati comunque, e poi andando incontro all'inverno diventano sempre più verdi però. C'è questo contrasto tra piante, diciamo, secche, fiori che cadono, però questi prati che ricchi di pioggia diventano verdi. E chi taggo? Taggo tutte voi, chiunque volesse partecipare a questo video tag, mi farebbe molto piacere. Scrivetemi, mandatemi qui sotto il vostro video risposta, e poi se fa piacere taggo un po' le mie youtuber non preferite, quelle che magari seguo di più. Un attimino sto controllando, sto vedendo. Allora, taggo Gabriella di J'adore le make-up, taggo Giulia Watson, Elena ti ho visto che ha già fatto questo video tag, taggo Federica Piccinini di Sweet as a Candy e la Fashion, che come me fa questi video a mezzo busto, e taggo Ally Channel 93, Fede Kitsch, taggo Similicious. Insomma, questi sono i miei tag mirati alle mie youtuber un po' che seguo di più. Ne seguo anche altre, però per adesso mi venivano in mente queste qui, e scorrendo ho visto loro. E poi ragazze, siete tutte taggate. Spero di avervi tenuto compagnia, di avervi appunto regalato quei 2 minuti di spensieratezza, quei due, insomma, 13 minuti di spensieratezza. E vi mando un bacio, vi chiedo ancora di iscrivervi al mio canale, per non perdere anche i miei futuri video. Vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!